Ciao a tutti! Ciao cara! Tra meno di 2 mesi nascerà il mio bambino e vorremmo dargli un nome composto da 2 nomi. Tipo Francesco Maria. Tipo Scaldo da Oscar più Aldo. O Jennifer da Johnny più Jennifer. Johnny perché mi piace Johnny Depp, scritto così. Altre idee per nomi da abbinare? Sì, l'anima dell'email mortacci tua, tutto attaccato. E dai, e dai, e dai. Benvenuti in questo nuovissimo video dal vostro Pippo Calippo, il burino più grigio del web. Oggi tornerò con un video dedicato ai post più imbarazzanti e sgrammaticati che ci stanno sui social. Roba che veramente direte, ma siamo messi così? Pietro scrive: scusami Concetta, era un funerale. E Concetta gli chiede: di chi? E lui risponde: di un morto. Concetta, ma che domanda mi fai? Di un morto, per forza, di fronte alla morte siamo tutti morti. Allora ragazzi, mi hanno detto che in gravidanza non si possono mettere magliette e pantaloni neri perché non gli arriva la luce al bambino, sarà vero? Ma questo non lo so, però sicuramente per fargli arrivare la luce devi allargare le gambe e sta così. Oh, attenzione, questo è allucinante. E poi dicono che Dio non esiste. Incredibile come i venti, le piogge, le intemperie siano riusciti a creare questo spettacolo antropologico. La natura è proprio fenomenale, si sente appagata. Guardate Dio come è riuscito a creare le facce dei presidenti americani, incredibile. Mo ditemi che non esiste Dio, questa è la prova. Non importa quanti diti avrai addosso. Diti? Non ti fermare, sono sempre peggio quelli che puntano i diti. Amica mia, mo te lo punto io il dito, fuori. Sì, fuori. Stavo per buttarlo dato che non copriva il tutto. Coprati. Ma poi ho pensato di prolungarlo all'uncinetto e ho fatto bene, un ciao a tutti. Cioè questa si è creata un orlo perché se no gli si vedeva troppo il seno. L'ha creato all'uncinetto. Devo scrivere qua per la pubblicazione? Vabbè, forma, fate come c***o vi pare. Attenzione, questa è campionessa di verbi. Cosa faceste voi se scoprite che vostra sorella avrebbe una storia con uno di 30 anni di più? Mia sorella ha 17 anni, grazie. Cioè, ma come c***o fai a scrivere come faceste voi se scoprite che vostra sorella avrebbe... Ma non lo senti! Comunque i social danno la parola a tutti proprio, Ma siete fuori a dare carne e pesce ai bambini e veleno è sempre stato veleno e noi non ce ne accorgiamo perché ci vogliamo solo ingozzare di animali morti e cadaveri. Un giorno verrà la staccato apocalisse che vi mangiate l'uno con l'altro come faceva Annibale. Sì, io non lo so, ma se viene l'apocalisse viene solo per gente come te. Dopo scuola hai con l'H bambini delle elementari. Chi è interessato mi facci sapere. Ah, congiuntivo. Spero però che non gli fai dopo scuola di italiano, perché sennò proprio a barzelletta. Ciao a tutte, ho 1200 kg di fragole. Ah madonna, che è? Qualcuno ha una ricetta collaudata per il gelato? Grazie mammine. Ho capito, con 1200 kg di fragole ti apri proprio una gelateria che fa solo gelato alla fragola. Fratelli d'Italia di Mammelli non è l'inno d'Italia, è l'inno della massoneria. La massoneria ha voluto questo inno perché loro si chiamano fratelli. È l'inno dei massonici perché i massonici, Rothschild della massoneria inglese, sono i padroni dell'Italia con la conquista del il regno delle due Sicilie insieme ai criminali dei Savoia e Garibaldi. Cioè quel problema non è che sei complottista, è che sei un complottista ignorante. E lì la tragedia. Salve, ho il divano in ecopelle, mio figlio ha scritto con la penna, come posso eliminarlo? Grazie. Cioè questo vuole dire come posso eliminare mio figlio per dargli la punizione, non per eliminare l'inchiostro. Attenzione donne, questo è per voi. Ciao a tutte, sono Michael e sto a Torino, non ho foto mie sul profilo. E ci ho fatto pure la rima. Se è il caso le mando previa conoscenza della persona. No ragazze fuori provincia di Torino, pazze, sclerate, false cattoliche, no votanti PD e 5 Stelle. La loro mentalità cozzerebbe troppo con la mia. Infantili ed immature, aventi caratteraccio, femminile. Ministe da massimo 30. In una donna cerco Gesù, dolcezza, bellezza, intelligenza, femminilità, modestia ed eleganza. Se siete così, scrivetemi pure un abbraccio del Signore. Che sa, ha scritto Ned Flanders, ma voi scusate. Scrivere a questo è il modo per farsi segregare in cantina per 20 anni. Ma questo è il principe azzurro che tutte vorrebbero. Detto la verità. Che bello quando uno ci cade nelle trappole che ti fanno, che ti devono pari a addosso a te. Intanto le persone non dicono bugie
seppure dicono bugie, si deve vedere la realtà. Intanto non credere più nessuno, non fidare se non qua. Dio mio, o sai che so le virgole? Non credere più nessuno, non fidare se non qua. Non ci fidiamo più di noi, intanto che bello si pare. Screen di WhatsApp, se non ci nervosismo nella vita. O siamo brutti fuori o siamo belli denaro. Ognuno siamo nati così, non fidare più di nessuno. Che bella vita è uno schifo di vita. Non è che fai lì dispetto, se fai lì dispetto, se fai lì dispetto, sono c***amari. Ma che c***o te ridi? Te figlio mio nella testa, ma che c'hai, oh? Tu cresci di ballerini in prognosi riservata. Cioè sta roba non la scrive manco un ubriaco, ma manco una scimmia. Oh, attenzione a Pierino. Perché noi uomini dobbiamo essere volgari verso le donne? Una donna è molto gentile verso noi uomini. E noi dobbiamo essere come gli uomini primitivi che non hanno visto mai una donna, perché alcuni devono mandare foto o messaggi volgari. Potete beccare una denuncia per stalking. Stalking. La denuncia per stalking se va sul penale. A Pierino io ti denuncerei proprio a prescindere. Visto che fa troppo caldo, allora ho pensato di fare una pizza che possiamo mangiarli freddo. E voi cosa avete per cena? Cioè figlia mia, ma che c***o di pizza hai fatto con l'insalata e il formaggio? Cioè ho capito che è una specie di piatto freddo, ma vedi che la devi ancora infornare. Ma che fa, cuoce pure l'insalata? Io vorrei a casa una persona così. C'è proprio da divertirsi. Io ho l'omofobia dei ragni, figlio mio. Te c'hai pure la fobia delle H. E nel mio condominio ne vedo parecchi. C'è qualche spruzzo da fare in casa che li ammazza e non li fa ricreare? Ma sì, ci sono degli spruzzi magici, praticamente si chiamano insetticida. Tu, spruzzi scompaiono, non se ne creano più. Li usa pure Magabarlino. E le femmine che pubblicano i selfie sono frustate nella vita. Proprio frustato. E cercano compassione grazie a tutti, soprattutto se noi gambe fuori. Ma perché si mettono in ridicolo così? Mamma, vi piacciono? Gli ho fatto le treccine a mia figlia. Ovviamente sono lente, fatte in modo da non fargli male. Infatti non gli fanno per niente male. Ora figlia, pensa che momenti brutti che deve passare con la madre. Vieni qua che ti faccio una bella foto a queste treccine e la metto su Facebook. Brava mamma, che belle treccine che t'ho fatto. Signor Sindaco, che non è il sindaco, è proprio uno che si chiama Sindaco, perché non agluti l'economia a girare in questo merda di paese che non ci sta più niente? Perché non metti nuove riforme? Ci fai lavorare un mese ciascuno in qualsiasi ditta, a parte dai succomercati, che mangiano sempre gli stessi in questo schifo di paese. Aglutaci a vivere, a ricominciare a girare la moneta. Beh, allora signori, io propongo di pia una persona tipo questa, o famo presidente della Repubblica, tanto peggio ed è così, non potevo mannà, eh. Manco ci se ne rende conto come fa sto paese, tanto. Sono andata oggi dall'estetica e ho fatto le unghie verde come l'oceano. E che vedevo dire? A parte figlia mia che, mo, a parte le unghie, cioè, mi ha fatto una ceretta, scusa, eh. Cioè, sti peli non ce l'ho manco io. Qualcuno sa quando c'è il prossimo concerto dei Red Hot Chili Peppers? No, non lo so, però a metà settembre cominciano le scuole. Te le consiglio. Che buoni, ho la colina in bocca. La colina, cioè, tipo il colino, quello che usi in cucina, e gli è rimasto in bocca, oh, capite? Buon inizio settimana, gruppo! Questa mattina a Napoli piove e vabbè, ieri ci ha regalato una splendida giornata, oggi pazienza. Un besito col cuore da me, vi lovo dalla vostra woman in the mirror. Cioè io vorrei andare a cena con una persona così. Cioè proprio di ignoranza profonda. Pago io, ti invito a cena solo per passare due ore proprio spensierate. Sai nel rosato che ci facciamo? Come si chiama la canzone dei Queen? No, scusate, scrivere Queen così è veramente da galera. Che fa we were rock you. Mi date il titolo? No, sono proprio un pugno. Come si scrive chance in italiano? In inglese chance, ma in italiano? Scusate, ma sta cosa è vera? Non ho parole. A settembre nasce mio figlio, poro figlio. Quale nome vi piace di più? Anthony o Simon? Cioè, scritto proprio così, questo va all'anagrafe e gli dice, oh, voglio chiamarlo così, Anthony o Simon. Anche quello dell'anagrafe chiama direttamente il telefono azzurro perché dice almeno serve a me il pupo. Ancora da colorare, vorrei usare un giallo fosforescente, perché c'ha la zeppola, quindi fosforescente. Così risalta di più la mia passione per le tricky d'India, mi ha spinto a farlo. Le famose tricky d'India ormai non ci stanno più, sono estinte. Guarda figlio mio, ma che tatuaggio proprio di merda, lo posso dire? Chi mi sa dire come togliere del nero dal palché? Palché in italiano, pavimento in legno, grazie. Non lo so, ma io mi occuperei di altri problemi. Una tipa mi ha scritto che sono un leone da pastiera. Un leone da pastiera? No, questo è bellissimo, io penso che userò questa espressione da oggi. Tu sei proprio un leone da pastiera. Perché mi nascondo dietro un altro profilo, ma è fuori. Cioè comunque io provo veramente
veramente con passione. Ma se ti aspetterò sul cigno della strada senza far rumore, annullare le distanze che ci separano. Cigno della strada. Fate come cazzo vi pare veramente. Chi non rispetta i miei figli, io non rispetto pure. Sono una zia. I miei nipoti sono i figli della figlia. Beh, ma chi non vorrebbe avere una zia così? A te comunque tranquilla, non te rispettiamo proprio. Mi sono fatta più nera io a casa a prendere il sole gratis che voi a spendere soldi per un posto al mare. Ecco, brava, sei contenta? Tu resti a casa solo per perdere tempo, figlia mia. Con l'hashtag gratis che Facebook avrà detto: ma che te sei sbagliata per caso? La bellezza di tutti ma non per tutti. Ricetta mia e gelosia a motore, adesso me lo scommetto. Spaghetti di marca con le ostriche, filetti di zafferano, vongole, una verdura cinese e un po' di pesce spada. E un altro ingredients. Cos'è? È l'anima degli mortacci tua. E l'hashtag io non mi corrompo per senza niente. Cioè, secondo me i crostacei in questo piatto si sono messi proprio d'accordo per dargli un'intossicazione alimentare. Dice, amici, tutti insieme, se lo merita. Buongiorno, dopo tolta la colata, l'unghia sotto e così, avete un rimedio? Dio santo, non si può guardare. Comunque no, per te non c'è rimedio. Oh, poverina, sta piangendo. In tutta la mia vita io non ho avuto mai a nessuno accanto, a me, chi mi vorrebbe bene. Beh, figlia mia, se scrivi così, chiediti perché non c'è nessuno accanto. Ma chi te vuole sta accanto? Scusate, mi volevo un consiglio. Prego. Mio marito è dentro da 4 anni, ma lunedì 23 è finito, dovrebbe uscire, ma ieri. Ieri. Parlando con il suo avvocato, ha fatto una cassazione e la cassazione gli ha confermato 4 mesi di un altro reato. Un reato che manca la moglie sapeva. Ce la farà uscire o gli arriveranno subito sti 4 mesi visto che è detenuto? Non lo so, però secondo me tuo marito è contento se gli danno altri 4 mesi. Così te sta lontano. Beh ragazzi, per oggi è tutto. Se vi è piaciuto questo video lasciatemi un bel like per sostenermi. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi e attivate la campanellina delle notifiche per non perdervi i prossimi video. E babole! I can be so much better. Dreams about you and me.